Ma poi ce n'è ancora un altro, cioè qua ci vorrebbe la musica zun 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 zun, 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 tipo lo squalo zun, 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 zun. E questo è il più bello di tutti, a lezione l'ho già trattato, quindi chi è venuto al mio corso magari si annoierà, però questo è bellissimo. I famosi bollini per fotocopie, chi li ha mai visti? Alzi la mano. Vabbè, a parte gli studenti che hanno visto il mio corso, però questo è bellissimo, l'ho scoperto sulla mia pelle, perché vedete questo è il frontespizio del libro, cioè è la scansione del frontespizio, come se fossero stati, li ho visti qua in alto sostanzialmente. E questo come? Agli esami, vabbè, in cattolica facevo gli esami e veniva utilizzato il mio libro come manuale. Arriva una studentessa con le fotocopie, fotocopie legittime perché il libro è sotto licenza Creative Commons, quindi io ho nessun tipo di problema. Arriva la ragazza con le sue fotocopie, me le mette davanti, cioè le appoggia lì, e io vedo che c'erano dei bollini SIAE, e io dico scusi, ma io non resisto alla tentazione, cioè mi fa vedere questa qua tutta rossa, perché pensavo che adesso questo qua si prende male perché ho fatto le fotocopie sul libro. No, guardi, liberissima, perché il libro è sotto licenza Creative Commons, vorrei capire quei bollini lì, cioè cosa li ha messi a fare. Fa no, ma non sono io, è quello della copisteria che mi ha detto che dovevo mettere assolutamente i bollini. Allora parliamone. Alla fine cosa ha fatto? Mi ha regalato la prima, tanto era il frontespizio, il libro in realtà se l'hai tenuto, ho detto guarda, se mi lascia sta cosa mi fa un gran regalo, e a casa me la sono studiata. Vabbè, morale della favola, se ingrandiamo, vabbè, ma a parte che si legge, cosa c'è scritto? AA è l'associazione autori, SIAE e AIE. AIE è l'associazione italiana editori, quindi c'è la società italiana autori ed editori, poi in realtà ci sono i due enti che sono come dei due interessi economici in contrasto, cioè gli autori e l'AIE. E in realtà questi bollini vengono creati e poi portati in giro nelle varie copisterie dall'AIDRO, che è una costola dell'AIE, che è l'Associazione Italiana dei Diritti di Riproduzione, che si occupa delle fotocopie sostanzialmente, cioè di solo di quella roba lì, cioè solo dei diritti di riproduzione a fotocopia. E niente, come vedete c'è scritto fotocopia legale, ex articolo 68 della legge sul diritto d'autore, che è l'articolo che dice che i libri possono essere fotocopiati nel limite del 15%, ok? Sì, dovete purtroppo storgere la testa, però era così. Anno 2006-2007, vale 3 pagine. E vedete che è un numero progressivo, eh? Questo è il 599, questo è il 600, questo è il 589, vabbè. Cioè qua siamo veramente un libro che era... Il mio libro era non solo in licenza Creative Commons, ma era anche online, cioè io avevo il file, quindi questa ragazza poteva... Sì, lei probabilmente non aveva... ha detto vado lì, gli porto il file, oppure gli porto il libro fotocopiato. Lei ha detto vabbè, forse è più comodo andare là con il libro prestato dal compagno di banco, e è andato là a fotocopiare. Quindi capite l'idiozia, cioè se fosse andata col file, stesso identico contenuto, stesso identico libro, se fosse andata col file, gli avrebbero fatto un servizio di mera stampa e quindi... pagava la stessa cifra il tizio non si poneva il problema della fotocopia. La stessa cosa fatta pigliando il libro e appoggiandolo sulla fotocopiatrice genera questo abominio. Perché abominio? Innanzitutto, il libro era fotocopiato interamente, quindi erano 158 pagine, 150 pagine togliendo l'indice. Quindi, questo numero arbitrario di 3, 3 più 3 più 3, vabbè, 12. 12 pagine ha pagato, e il limite del 12, del 15% non si capisce come l'abbiano interpretato, perché il libro era fotocopiato interamente, e soprattutto quello che vorrei capire adesso, quello che mi ha fatto interrogare è, visto che io non ho rapporti né con AIE, né con associazione autori, né con SIAE, e che libro c'è, questi soldi qua chi sono andati? Perché a me non è arrivato nulla. Vabbè, detto questo, era per farvi capire che non c'è limite alla fantasia cioè la madre del bollino è sempre incinta, sì. Cioè sostanzialmente volendo se ne possono inventare di altro, sì. Tipo, e pare che ce ne siano ancora in giro, per che li usino ancora. Vabbè. Ok, il deposito, anzi i depositi, cioè l'altro tema su cui si generano gran confusione, grandi equivoci, è quello del deposito, il famoso deposito SIAE. Anche lì zun, 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 zun. In realtà sono due, e sono due diversi. Allora, vabbè, qui dico che si generano grandi equivoci, e sono due cose molto diverse, e anche lì l'equivoco da cosa è dato? Dal fatto che in realtà uno dei due non andrebbe chiamato deposito, poi volgarmente tutti lo chiamano deposito, e quindi si crea la confusione.
Il primo è il deposito a scopo probatorio, il deposito di opera inedita, che è quello che propriamente andrebbe chiamato deposito. E l'altro è il deposito con cui il titolare dei diritti demanda effettivamente la gestione dei diritti alla SIAE di quell'opera. Cioè, io autore ho depositato in SIAE questa canzone, quindi vuol dire che da quel momento la canzone, cioè, scusate, i diritti relativi a quella canzone, ma anche a quella poesia, cioè qualsiasi altro tipo di opera, quel testo teatrale, sono gestiti dalla SIAE, e quindi anche questo volgarmente viene chiamato deposito. Però sono due cose molto diverse. Andiamo per gradi. Allora, il deposito a scopo probatorio è quel deposito che permette all'autore che ha creato un'opera e non è stata ancora pubblicata di avere una data certa sulla sua opera, cioè dire ok, questo sono il primo ad avere una copia di questa opera, quindi ho una prova solida nel caso qualcuno facesse il furbo che sono arrivato prima io, e quindi davanti a un giudice posso dimostrare con un atto rilasciato da un ente pubblico che effettivamente quello là mi ha fregato, è arrivato dopo e quindi c'è qualcosa che non torna. Punto. Cioè questo, lo scopo di questo tipo di deposito è semplicemente quello, cioè andare da un ente pubblico certificatore, lasciare una copia e ricevere una sorta di ricevuta con una data certa. L'equivalente di quello che volgarmente si faceva con l'auto raccomandata, no? Con un piccolo problema che la raccomandata, il timbro viene rilasciato sul contenuto, sul contenitore, non sul contenuto. Invece nel caso della SIAE la validità è proprio sul contenuto, quindi è qualcosa in più. Però se qualcuno ha la fortuna di avere uno zio o un cugino che fa il notaio, in realtà può fare la stessa cosa, perché pubblico ufficiale lo è, atto pubblico lo è, anzi probabilmente è ancora più solido, perché cosa fa il notaio? Prende in deposito e dice in data tal dei tali il signor Pinco Pallino mi ha rilasciato una copia di questa, ok? È semplicemente una certificazione di data certa, cioè il notaio non sta dicendo che voi siete gli effettivi creatori di quell'opera, ma che voi in quella data gli avete depositato un'opera, poi di quella prova lì siete voi che vi fate utilizzatori, cioè lo mettete in un cassetto e la tirerete fuori solo se qualcuno fa il furbo, se no rimane lì, punto. Se voi andate al notaio e gli portate una cosa a vostra volta fregata a un altro, lui non lo può sapere, capisci? Cioè questo è il concetto. Quindi il notaio, o che sia la SIAE, la SIAE forse qualche controllo lo fa, però qualsiasi tipo di pubblico ufficiale che fa questo tipo di lavoro, cioè di dare una data certa, anche il commesso delle poste, l'impiegato delle poste che vi lascia il timbro postale, che ve lo fa, voi gli portate un qualsiasi pezzo di carta con su un francobollo da 70 e lui ve lo annulla, ok? Cosa dice quella roba lì? Niente, dice che in quella data qualcuno ha messo un timbro, stop, non sta, dice sul contenuto non entrano, ok? Stessa cosa, la SIAE fa questa cosa qui a pagamento, si occupa di prendere in deposito delle opere inedite in modo tale che voi avete una prova. È una formalità prevista dall'articolo 103 della legge sul diritto d'autore, e lo può fare chiunque voglia ottenere una prova di paternità della propria opera inedita. Equivale la stessa cosa all'email? No, perché l'email, il problema di fondo dell'email, sì, della PEC forse, della mail certificata, sì, quello sì. Perché? Perché la PEC fa sponda su un ente certificatore quantomeno per la data certa, e quindi sappiamo che su quella PEC la data non viene apposta da Google, che è un ente privato, o da Virgilio o da Libero, ma da il gestore della PEC, che è un ente pubblico, e quindi fa fede. Quello può essere fatto, però in realtà adesso vi faccio vedere che ci sono altri sistemi ancora più semplici della PEC. Per utilità degli interessati, la SIAE quindi ha istituito un servizio di deposito delle opere inedite di cui può fruire anche chi non è associato alla SIAE. Altro equivoco, no? Ah, ma io non sono iscritto a SIAE, quindi non posso depositare. No, non è vero, per questo è un servizio che loro fanno a pagamento. Andate lì, pagate, lasciate giù 60, no, sì, se siete iscritti 6, 65 euro, se non siete iscritti più di 120. Sì. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa, che è quella, che è quella del suo deposito alla SIAE. Ok? Fonte, sito SIAE, vi faccio vedere la pagina. Come depositare. Visto che parliamo di cose analogiche, allora ingrandiamo, se no non si legge. Visto che parliamo di cose, cosa vi chiede la SIAE? Allora, la richiesta di deposito di un'opera identica va inviata per posta o consegnata direttamente alla sezione. Alla sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE.
La domanda deve essere ovviamente compilata e sottoscritta su un apposito modulo come si dice, modulo che voi potete scaricare, ma in realtà questo è un facsimile, non potete utilizzare. Dopo ve la spiego questa cosa qua, cioè tutti i moduli che sono presenti su GDRSI hanno scritto grosso facsimile, cioè siamo a livelli e quindi siete, vedete, reperibile presso la sezione OLAF o in tutti i punti preferiti della SAI, vuol dire che quello che trovate sul sito loro ve lo fanno vedere, però in realtà non potete utilizzarlo, dovete andare a prenderlo. Quindi se tu abiti nelle valli bergamasche, prendi e ti perdi una giornata per andare giù in città per prenderti il modulo SAI. Vabbè, chiusa la parentesi, però dovete lasciare una copia dell'opera inedita firmata in originale e per esteso con nome, cognome, anagrafici, escludendo gli pseudonimi, da tutti gli autori ed eventuali altri aventi diritto su ogni facciata scritta di ciascun foglio che ho preso il frontespizio riportante il titolo. Se parliamo di, ad esempio, un testo teatrale, un libro, i testi di un CD. Se l'opera è riprodotta anziché su carta su un supporto tipo videocassetta, nastro magnetico, floppy disk, cassetto, CD audio, CD-ROM, DVD eccetera, la firma per esteso di tutti gli autori e degli eventuali altri aventi diritto dovrà essere apposta assieme al titolo su un'etichetta adesiva applicata direttamente sul supporto. Direttamente sul supporto, non sulla confezione. Ok. Una copia della ricevuta di pagamento, perché dovete pagare in anticipo ovviamente, e gli importi dovuti, vabbè, sono indicati in un'altra pagina. Ai fini dell'istruttoria, con essa positiva è indispensabile indicazione. Vedete, per questo dicevo che la SAI fosse un minimo di controllo, lo faccia. Quantomeno va a vedere i nomi di queste persone qua. Se non sono soci SAI, cioè un minimo di controllo in più rispetto a quello del semplice timbratura postale, c'è. Però, dal punto di vista poi formale, non molto, perché nel senso che se parte una causa legale per contraffazione, per plagio, così, poi sta a noi andare dal giudice e tirargli fuori sta cosa. Cioè, non è che arriva la SIAE e ci protegge, il discorso che vi dicevo prima, è semplicemente una prova che noi ci assicuriamo per tenerci una datazione certa, appunto. Ma fa differenza se io presento una prova della SIAE, della posta, del notaio, del... Sai, allora, il giudice è un essere umano, quindi ha una libertà nel valutare le prove che gli vengono sottoposte. Bisogna capire, sì, di certo, questa è quella più tradizionale, cioè quella che ha una storia, e quindi i giudici che si occupano di diritto d'autore si sono abituati a vedersela presentare, quindi solitamente su quella non fanno storie. Se arrivi con l'atto di un notaio non fanno storie, anche per il semplice fatto che non possono fare storie, perché è l'atto di un pubblico ufficiale, quindi deve esserci querela di falso, se no se lo deve pigliare. Tutto il resto è libera valutazione del giudice, però nella maggior parte dei casi anche lì, cioè deve... Perché non c'è il timbro postale, anche lì, se non c'è una contraffazione palese del timbro postale, perché non dovrebbe prenderlo? Il problema è quando tutti e due portano una prova che è sullo stesso piano. Cioè io dico che, io c'ho il timbro postale, no, ma io c'ho mio zio notaio che l'ha fatto lo stesso giorno. Ma come, è impossibile? Allora lì si discute. Però sono casi, ti assicuro, molto molto remoti. Cioè nel momento in cui tu hai una prova, cioè difficilmente... Cioè il problema poi... Perché si parla di opere inedite? Perché in realtà è un problema che corre che quando tu non hai ancora pubblicato l'opera, perché poi c'è un articolo, articolo 6 o 8, se non mi ricordo, cioè sostanzialmente nel momento in cui l'opera viene pubblicata, già il fatto che qua ci sia scritto Guido Melis fa comunque fede pubblica come prova che il libro sia effettivamente di Guido Melis, perché il libro nel momento in cui viene pubblicato una copia viene depositata presso una biblioteca pubblica, cioè c'è una forma di controllo della pubblicazione, ad esempio, per cui è difficile poi dimostrare, cioè il problema sussiste prima, cioè quando Melis sta contrattando col Mulino, e magari il Mulino, adesso il Mulino è un editore famoso e prestigioso, però se tu contratti con la piccola etichetta che non sai con chi hai a che fare, può essere che poi ti trovi la canzone suonata da un altro che ha fatto il furbo, e lì chi è che ha fatto il furbo? Palesemente qualcuno che lavorava per l'etichetta, perché chi potrebbe... Hai fatto 10 demo, li fatti girare 10 etichette e nessun altro li ha sentiti, guarda caso un mese dopo ti esce la tua canzone, è chiaro che è sfuggita da quel giro lì, non può essere diversamente. E quindi è lì che ti devi tutelare, prima di mandarla in giro forse è meglio avere una copia. Nel momento in cui esce, hai già un passo avanti rispetto agli altri, cioè perché sono gli altri che devono dimostrare che è uscita a nome tuo e in realtà sono loro. Ok? Quindi è un falso, in realtà spesso è un falso problema. È più una precauzione che io consiglio di fare, visto che adesso costa nulla, dopo vi faccio vedere, ci sono dei meccanismi di firma digitale, PEC, che non costano sostanzialmente zero, la PEC costa 5, Aruba costa 5 euro all'anno, quindi è un costo zero in realtà, perché uno si manda la PEC e se la tiene lì.
Vabbè, detto questo, ma facciamo un altro esempio ancora più banale, cioè la tesi di laurea. Se tu ti lauri presso un'università pubblica, loro per legge sono obbligati a prendere in deposito una copia della tesi, perché rimane in archivio per 5 anni, ci sono alcune regole, e quella viene protocollata, cioè viene la segreteria studenti la prende, mette un timbro e il tizio gli mette un numero di matricola e risulta che tu ti sei laureato il giorno tale con questa tale tesi. Cioè, questa cosa qui non è una prova, cioè non è un sistema che nasce per dimostrare il diritto, per assicurarti la data certa in materia di diritto d'autore, però lo può diventare, perché se qualcuno ti pubblica la tua tesi, chi è il pazzo che fa una cosa del genere? Quando una tesi è agli archivi, ti dice vabbè, ok, facciamo accesso, chiedo al giudice di fare accesso agli atti e di produrre all'università statale di Milano o all'università di Pavia di produrre la copia della protocollazione della mia tesi, e quella è fregato per forza. Quindi sono tanti modi con cui, anche appunto, semplicemente qualsiasi pubblica amministrazione che ha l'obbligo di protocollare, cioè tutte queste forme sono forme di datazione certa che difficilmente un altro può mettere in discussione. Ok, però chiuso il discorso, questo era per farvi capire di come ancora si ragiona in un'ottica molto pre-digitale, no? Cioè vedete, deve essere firmato, bisogna mettere un'etichetta sul CD, cioè, ma non vi posso mandare un file? No, siamo matti, se troppo no. Devi farmi il CD e metterci sopra l'etichetta con le firme di tutti, perché quindi se i brani li avete scritti in 20, sono cazzi vostri, dovete fare un CD grosso così. Vabbè. Detto questo, torniamo alle nostre slide. Niente, questo è il deposito a scopo probatorio. È un servizio, ecco, l'abbiamo già detto, in modalità predigitale, perché la domanda deve essere, vabbè, l'abbiamo già letta, esattamente non mi ricordavo più che avevo messo questa pagina. Però, allora, se andate sul sito del servizio online, c'è la possibilità di farlo in maniera ibrida. Adesso, vabbè, c'è questa nuova sezione del sito che in effetti non è male, aree autori ed editori, vabbè, si possono fare alcune cose in digitali, però devi essere accreditato e entrare nella, quindi non è che prendi il modulo, te lo scannerizzi tu e lo mandi, ci sono alcune formalità e alcune procedure da seguire, quindi pian piano ci stanno arrivando anche loro, adesso non demoliamo necessariamente. Il link comunque è nelle slide, se volete poi farvi un giro su quella sezione del sito approfondite. Però il discorso di fondo è un altro, che al giorno d'oggi appunto con tutti questi sistemi che abbiamo descritto, soprattutto quelli digitali, di firma digitale, non si capisce ancora chi cavolo voglia spendere 60, no, più di 100 euro per depositare un CD con sulle firme, cioè quando si può fare esattamente la stessa cosa con una PEC oppure con quei sistemi che mettono la firma digitale, tipo Copy Zero, Patamu, tutte queste forme, ce ne sono un po'. In realtà, senza neanche passare attraverso quei servizi, se voi avete la firma digitale vostra, la firma digitale intendo quella con smart card, cioè sostanzialmente il codice fiscale abilitato anche con funzione di firma digitale, cioè la tesserina sanitaria o codice fiscale, se voi fate richiesta si può abilitare anche come firma digitale, quello serve per firmare digitalmente i documenti, vuol dire che un documento, un qualsiasi file, che sia PDF, che sia una canzone, che sia un video, firmato con un apposito software che riconosce la vostra tesserina all'interno del lettore smart card, garantisce che quel documento innanzitutto proviene da voi, non può essere nessun altro se non qualcuno che vi ha rubato la tesserina e vi ha rubato il PIN della tesserina, quindi sicuramente siete voi. E soprattutto al costo di pochi centesimi a marcatura, oltre a firmarlo, potete firmarlo con data. Quindi state dicendo che proviene da voi e che quella firma è stata messa alle ore 20 e 05 e 10 secondi, perché è preciso al secondo del giorno tale, dal signor. Quindi già questa cosa qui vi mette una botta di ferro, perché la firma digitale la mettete voi, ma la marcatura temporale anche lì fa sponda su il server di un ente certificatore che ha un orologio che fa fede pubblica, quindi non può essere manomesso. Ok? Per questo la domanda della mail, sì, la mail anche lì va a valutazione del giudice, magari trovi il giudice che dice vabbè sì, la mail è mandata tramite Gmail, fa fare una perizia ad un perito informatico che verifica che non ci sono state manomissioni, quindi per lui va bene, però non sei sicuro.
dal punto di vista appunto formale si è richiesto che venga inviata una, che venga posta una marcatura temporale che passa attraverso questo circuito, diciamo, di enti certificatori, e questo ha un costo che è praticamente vicino allo zero. La marca temporale costa tipo, non so, qualche centesimo, non so se una volta erano 70 centesimi, adesso sono abbassati, potete comprarli a pacchetto, tipo 100 marche temporali a 20 euro, quindi i costi sono veramente irrisori, e con quelle voi vi timbrate tutti i vostri file. Se non avete voglia di attivare la firma digitale, ci sono questi enti che lo fanno loro per voi sostanzialmente, cioè invece di mettere la vostra firma digitale mettono la loro, e poi se succede un casino, se nasce la causa, voi tirate fuori questa cosa, il giudice comunque vede che pur non provenendo da voi, la datazione, la data certa è comunque proviene da un ente che è certificatore, cioè al di là della la firma che non ci interessa molto, però la datazione certa è stata messa sempre da un ente certificatore, perché loro stessi, questi copy zero, patamu e simili, si appoggiano, cioè per la marcatura temporale comunque a un ente certificatore, punto. Quindi veramente non riesco a capire al giorno d'oggi come la SIAE possa tenere ancora in piedi un servizio del genere e farlo pagare quella cifra lì, quando potrebbe tranquillamente mettere in piedi un servizio che va in concorrenza con questi, fare una cosa che a pochi euro tu via mail mandi, loro ti rispondono e ti mandano un file criptato e tu gli fai il pagamento con PayPal di 2 euro, 3 euro. Forse una cosa del genere sarebbe molto concorrenziale, invece non lo fanno. Sì, no, i vecchi sistemi, perché ti basi molto su il discorso della burocrazia che si tende ad autoconservarsi, e purtroppo anche sull'ignoranza della gente. Disinformazione. Esatto, la gente, se non lo mette la SIAE non vale, loro per un bel po' di anni andranno ancora avanti a credere a questa cosa, perché voi siete, siamo qua in 30, ok, adesso escono 30 persone che questa cosa qua la sanno e la racconteranno magari ad altre 30, però ad arrivare a 60 milioni di italiani il giro è lungo, ok. L'altro deposito, quello su cui si crea confusione, è il deposito a scopo di gestione dei diritti, che in realtà ho messo deposito con le virgolette non a caso, perché è un deposito che viene effettuato da coloro che intendono affidare alla SIAE la gestione dei diritti sulle proprie opere, al di là del fatto che siano in forma di associato o in forma di mandante. Però il termine deposito è improprio, infatti genera confusione. Bisognerebbe dire dichiarazione, infatti la SIAE lo chiama, il modulo che viene utilizzato è il modulo di dichiarazione opere. Cioè, dichiaro, nel senso, io autore dichiaro che questi brani musicali sono in gestione SIAE, cioè te li sto dando da gestire, ok? Esatto, è l'atto con cui gli associati mandati dichiarano quali sono le opere che affidano la gestione SIAE. Quindi questo deposito, in realtà, se fosse chiamato dichiarazione, sarebbe più, cioè, diciamo, non creerebbe l'equivoco e forse sarebbe più chiaro, però ormai il deposito fa più effetto, è diventato nel linguaggio comune, quindi è così. E anche lì, se voi andate a leggere su Rockit, le domande che vengono sul deposito SIAE in realtà sono figlie di questo equivoco. La gente non confonde le due cose, non capisce come si possa depositare una copia di un CD e pagare 120 euro senza essere iscritti SIAE. E dice, ma come? Ma allora l'iscrizione SIAE costa 280, allora conviene. No, gli altri, ma sono due cose diverse, non c'entra nulla. Una cosa serve ad darti una prova, l'altra cosa serve a gestire poi i diritti su quella canzone e quindi poi a darti dei proventi, è una cosa completamente diversa. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, cioè il facsimile è vietato, cioè tutta la modulistica in realtà, adesso ne apriamo una a caso, però questo è bellissimo perché questo è il modulo per dichiarare. Quindi per avviare un rapporto con SIAE, che sia sotto forma di mandante o sotto forma di associato, loro vi chiedono di depositare sempre all'atto dell'associazione almeno una canzone, un'opera, perché non è detto che siate musicisti, potete essere anche autori di testi o di opere teatrali, di balletti, che altro. Vabbè, fatto sta che questo modulo c'è sul sito, però oggi l'ho aperto per curiosità e ho fatto fuori una scritta facsimile grossa così, ho detto, beh, ma cioè, se io non, cosa faccio? Mi metto a sbiancantare la parola? No, poi leggo sotto il facsimile del bollettino, che è pur disponibile sul loro sito, però c'è scritto che non può essere utilizzato al posto dell'originale, il quale invece può essere richiesto agli uffici periferici della SIAE o agli uffici della Direzione Generale. Questo è quello che dice il tipo che abita sulle valli di montagna, deve prendere la sua macchinina e andare giù in città a prendersi i moduli. Non so nemmeno se ti rispediscono, probabilmente a pagamento ti rispediscono. Paghi però, non penso. Credo sì. No, troppo facile. Vabbè, questo ve lo lascio scoprire, però.
Detto questo, torniamo alle nostre slide, che arriva l'ultima parte, quella l'altro personaggio della storia sempre presente, il famoso Bordereau. Questo, esatto, questo anche lì scannerizzato, cioè si trova su Google come immagine, perché qualcuno che l'ha scannerizzato. Ah no, no, attenzione, no, vedete che c'è scritto simile. È troppo facile. Eccolo, vabbè, quindi in realtà era più facile, era più vicino di quello che si poteva immaginare. E questo è in realtà, anche lì, Bordereau è il nome volgare, in realtà il suo nome vero sarebbe, sapete, programma musicale. E il programma musicale, anche lì, è ho messo come titolo dal 1942 con furore, perché la norma, diciamo, la fonte normativa di questo obbligo è di un fa parte ancora del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore, che è un decreto numero 1369 del 1942. E questo articolo 51,1 cosa dice? Che chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, anche ai fini del controllo sull'esecuzione di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere per iscritto, prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate, e di consegnarlo e di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona che da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo di intrattenimento. Quindi in un solo comma abbiamo una serie di obblighi ben precisi, quindi va compilato o prima o immediatamente dopo, se non alcune teorie che dicono che va compilato durante. No, l'ho sentita, sui DJ l'ho sentita. E DJ, no, tu dovresti compilarlo durante, no, siamo fuori, no, cioè. Che poi, visto che c'è molta luce, è sempre comodo in discoteca compilare Bordereau. Vabbè, e poi bisogna mettere tutte le opere che siano state eseguite o eseguite in senso lato, cioè o suonate o eseguite, messe su disco, diciamo, o anche su file, o anche brani staccati di queste opere, e va comunicato poi a chi se ne occupa al massimo il giorno successivo. Tra l'altro, su Italia 6 c'è scritto che falsificare, cioè scrivere delle cose false su questo documento, può essere anche reato. Cioè, mi raccomando, state attenti, perché sostanzialmente è falso ideologico. Cioè, se scrivo delle cose non vere, falso materiale, se utilizzo un modulo farlocco, non lo so. Comunque, può essere considerato reato. La sezione musica utilizza, ad esempio, tre modelli di programma musicale. Quindi il famoso Bordereau, in realtà, sono vari Bordereau. C'è il modello 107 OR, che è il famoso color rosso, quello che abbiamo visto più di frequente, immagino che a voi sia capitato in mano più di frequente, che è quello per le esecuzioni dal vivo, con ballo o non ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori, concertini, piano bar, concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili. Scusate... Quello color rosso, sì, che è quello che abbiamo visto prima in realtà. Modello 107 SM, colore verde, esecuzioni musicali con strumento meccanico, quindi jukebox, radio, riproduttori fonografici o digitali, con o senza amplificazione. Qualcuno fa il DJ qua di professione, immagino di sì. Ti capita questo? Quello verde? Ok. Ma da quest'anno hanno tutti fatto la registrazione online. Bellissimo. Non lo fare perché sono venuti... dalla finanza con la SIA. Ah, quindi cioè tu hai una sorta di account? Sì, e... ho l'account dove devo ogni volta che vado, prima di fare una serata, devo inserire la lista esclusivamente della musica che ho con me autorizzata dalla SIA. Se ho magari nel computer. Ah, ok, non di quella che metti su, però, cioè quindi non è un vero e proprio programma musicale. No, allora è un'altra cosa. Ho una capito. Lista di musica, sì, sì, che devo avere dietro autorizzata. Ho capito perché. Perché molti dicevano: vabbè, ma le licenze ce le ho a casa, ma sì, dai, te le porto. Perché ormai la musica, cioè, nel senso, una volta c'era, ti portavi dietro il malloppone, cioè, tu sei abbastanza giovane per aver visto che, però DJ una volta mangiò con le due valigioni con dentro una da una parte i vinili e dall'altra parte i CD, tutti in originale, perché sennò si arrivava la SIA. Poi hanno cominciato a capire la questione della copia lavoro, quindi il DJ, insomma, dice: io faccio tante serate, i CD si rovinano, io l'originale lo tengo a casa e vado in giro. Allora anche lì però le copie lavoro devono essere rigorosamente copia lavoro, quindi controllate in un certo modo. Questa cosa qua che ti fanno fare è in realtà la trasposizione in digitale di questa cosa qua, cioè controllare che i file che tu utilizzi per il mix in live dal vivo
siano acquisiti regolarmente e siano utilizzate la CIA, se no tu ti fai dare la chiavetta, dai, dammi la chiavetta con su 5 giga di musica che stasera te la metto su, ecco, quella roba lì esce da... Quindi non è effettivamente la compilazione di un programma musicale, lo fai ancora a mano, ecco, perché è questo che volevo arrivare, perché ho un amico che fa il DJ anche a certi livelli, cioè lui lavora in una radio nazionale, adesso non facciamo noi, e poi fa anche il DJ nelle serate, e lui mi dice, ma cioè, ti rendi conto, io faccio tutto su console, c'ho un programma fighissimo, adesso non sono esperto, sapete meglio di me, che a me basterebbe fare esporta e mi tira fuori la scaletta della serata, cioè ti pare che mi devo mettere lì a compilarla a mano? Che magari metto su 50 brani in una serata e così è, cioè io mi, fa, basta, mi basterebbe fare esporta, scaletta e mandare una mail che è il programma musicale, la mail la mandi con PEC firmata digitalmente, quindi sei sicuro che arriva da te e quindi non c'è dubbio. Vabbè, detto questo, poi c'è il colore, quello col colore blu, che è per i concerti di musica classica, jazz e di danza, e per le musiche di scena e spettacoli teatrali.